Ok ragazzi, nuovo video, oggi parliamo di proteine, quante proteine mangiare. Ho già dedicato diversi video all'argomento, però in qualche modo ripetita Juvent, perché come avete visto è appena uscito un nuovo prodotto di Yamamoto, che è il Proteasamine, che ha aperto una nuova possibilità di integrazione, quindi di modulazione dell'intake proteico. Quindi di nuovo sulla lente dell'ingrandimento in questo momento c'è l'intake proteico giornaliero, e ci tenevo a fare delle riflessioni in merito, perché vedo un po' tutti quanti titubanti in qualche modo nell'abbassare il quantitativo tipo proteico. Ora partiamo da un presupposto: nell'alimentazione, perché da qua dobbiamo parlare, nella scienza della nutrizione, la principale problematica riguardo alle proteine è una problematica di carenza, ossia dobbiamo assicurarci di avere un intake minimo proteico necessario ad avere un bilancio azetato positivo, quindi alla funzionalità del nostro organismo, dei nostri organi, all'avvio della proteosintesi, eccetera. Ora, per far questo, realmente il quantitativo che è richiesto è variabile da soggetto a soggetto, può andare da 0,3 grammi per chilo di peso corporeo fino a 0,8. Di nuovo dipende dalla persona nello specifico, però per togliere ogni dubbio, di nuovo perché il problema principale è quello di una carenza di proteine, la scienza dell'alimentazione concorda nel ritenere come limite minimo uno 0,8 grammi per chilo di peso corporeo, limite identificato in tutte le proteine, quindi sia di fonti nobili sia da fonti vegetali, casomai faremo un argomento in merito. Quindi se consideriamo invece un intake molto sproporzionato delle fonti nobili, questo limite minimo sarebbe addirittura minore. Ora, perché è importante la carenza e non si, non ci si preoccupa mai dell'eccesso proteico? Perché semplicemente l'eccesso proteico il nostro corpo lo gestisce, va a togliere l'azoto, utilizza le proteine come substrato energetico, quindi non ci sono problematiche. Si parla di un affaticamento epatico, affaticamento renale, se ne parla spesso, troppe proteine portano danni al fegato, troppe proteine portano danni ai reni, perché questi due organi vanno e sono addetti allo smaltimento dell'azoto tramite ammoniaca ed urea. Il punto è come dire che se porto una macchina a 120 all'ora in autostrada, la macchina si affatica. È fatta per quello, quindi non è che si affatica. Ora non sono un esperto di macchine, però idealmente è fatta per quello. Così i nostri organi sono perfettamente attrezzati per questo compito. Tanto è vero che sono stati fatti tanti studi su sportivi che avevano quantitativi anche superiori a 4 grammi per chilo di peso corporeo di proteine per un lungo periodo e non sono stati riscontrati nessuna problematica a livello di danni epatici, quindi di funzionalità epatica e funzionalità renale, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Ora, d'altro canto, quello che bisogna cercare di capire è se un surplus proteico, quindi da questi 0,8 grammi per chilo di peso corporeo, che per un soggetto di 80 kg sono 64 grammi di proteine, e sfido chiunque stia ascoltando questo video a stare più basso o essere stato più basso di 64 grammi di proteine, ok, capire se è utile un surplus. Ora, da un punto di vista prettamente strutturale così non è. Perché? Perché per costruire muscolo realmente ci serve, da un punto di vista proprio strutturale, nuova materia strutturale, ci serve un qualcosa come 10 grammi di proteine al giorno, ma proprio per esagerare tanto, ma veramente sono 5-6 al massimo, però ipotizziamo 10 grammi di proteine al giorno, quindi questo intake va a aumentare veramente veramente di poco. E di nuovo il surplus che vado a dare, magari da questi 64 grammi, facciamo anche 80 grammi che mi servono realmente, sto a 200, questi 120 grammi di surplus che vado ad avere in realtà vengono utilizzati come substrato energetico. Però sono stati fatti molti studi che hanno visto un beneficio in termini di stimolazione della proteosintesi. Quindi hanno visto che, ok, queste proteine vengono utilizzate come substrato energetico, però realmente c'ho uno stimolo nel somministrare tante proteine nell'arco della giornata al mio corpo, uno stimolo in termini di proteosintesi, ossia stimolo continuamente la proteosintesi, e questo in realtà nel lungo periodo ha un vantaggio da un punto di vista di massa muscolare. Perfetto. Quant'è questa cifra? Si è visto che questa stimolazione sta sui fino a 2,2 grammi, diciamo 2,5 grammi per chilo di peso corporeo. Quindi fino a questi 2,5 grammi per chilo di peso corporeo abbiamo un vantaggio nel tenere tale intake. Quindi sostanzialmente il nostro soggetto di 80 kg effettivamente dai 64 a salire fino ai 200 grammi di proteine ha concretamente un vantaggio, ossia riesce a creare più massa muscolare. Non importa se viene utilizzata come substrato energetico, tanto le brucio, tanto comunque avrò un bilancio calorico, insomma non è che vado a sparare a caso grassi e carboidrati, per cui ho effettivamente un vantaggio. Ok, perfetto, però a fronte di questo vantaggio ci sono altri svantaggi reali nel aumentare il quantitativo proteico? In realtà sì, sono dei vantaggi sottili, per cui fino adesso in realtà il gioco valeva la candela, ossia
le proteine, un aumento delle proteine, soprattutto di origine animale, tende a creare una microflora putrefattiva a livello intestinale, quindi da un input del genere, motivo per il quale si è vista un'associazione nel largo consumo di carne rossa e il cancro al colon. Allo stesso tempo, un accumulo di proteine per essere tamponato ha bisogno del calcio, calcio che viene preso dalla matrice proteica a livello osseo, quindi dai cristalli di idrossiapatite, e questo comporta un impoverimento della massa ossea che, ricordiamo, non va a migliorare, non si rigenera, ma può soltanto andare a declinare dai 30 anni in poi, anche un po' prima per il caso delle donne. Quindi da questo punto di vista ci sono delle scotte da pagare. Di nuovo, sono piccole in realtà, non stiamo parlando di, a livello quantitativo, di fenomeni importanti, però comunque sta di fatto che ci sono. E fino adesso il discorso è che il gioco vale la candela, ossia tra costi e benefici mi conviene effettivamente stare a 2,5 grammi per chilo di proteine corporee, per chilo di peso corporeo, pardon, di proteine, perché lo stimolo che vado a dare da un punto di vista ipertrofico è comunque notevole rispetto a questi piccoli contro che vado a creare. Da un punto di vista gastrointestinale cerco di andare a tamponare come posso, e anche là dipende molto dalla sensibilità e dalla genetica della microflora, in qualche modo, del soggetto. Ci sono soggetti più sensibili, e questo avviene molto spesso nel caso delle ragazze, che tendono a somatizzare molto lo stress da un punto di vista gastrointestinale, e soggetti meno sensibili che possono stare tranquillamente a 400 grammi di proteine e non sentir fastidio. Però, e questo è un punto molto importante, abbiamo attualmente una possibilità di modulazione molto interessante che sta nell'utilizzo di aminoacidi essenziali in sostituzione, tra virgolette, alle proteine. Ossia, partiamo di nuovo da questo nostro presupposto: io sto a un livello di proteine minimo, diciamo un grammo e mezzo per chilo di peso corporeo. Ok, da qua un ulteriore surplus proteico mi potrebbe portare a una stimolazione della proteosintesi con questi piccoli contro che ho analizzato. Ma c'è un modo per stimolare la proteosintesi senza andare incontro a queste problematiche? E il modo c'è, ed è sta nell'integrazione di amminoacidi essenziali. Ma attenzione, non amminoacidi essenziali qualunque, ma amminoacidi essenziali che abbiano un rapporto stechiometrico, e di questo parleremo poi in un altro video, ossia un rapporto tra i diversi amminoacidi che compongono tutto il pool, che sia ottimale, ossia che abbia un peso da un punto di vista metabolico basso. Questo che cosa ci consente? Ci consente di andare a stimolare correttamente la proteosintesi, di stimolare anche la salute delle ossa, dei capelli. Non avremo il contro che abbiamo visto dell'uptake di calcio dalla massa ossea, non avremo un affaticamento di natura metabolica, non avremo un'instaurazione di ambiente putrefattivo a livello di microflora intestinale, ma avremo il contro di stimolare la proteosintesi. Importante o non importante? Capite bene che il bodybuilding è uno sport, e lo sport è vincente nel momento in cui riusciamo a lavorare sui dettagli. Quindi questo che cosa vuol dire? Che con un'assunzione di amminoacidi nel nostro quadro della giornata, quindi per esempio al mattino, nella peri-workout nutrition e alla sera, dei piccoli serving, quindi non devo sostituire per esempio 50 grammi di proteine con 50 grammi di amminoacidi, assolutamente no, servono pochi amminoacidi che abbiano questo effetto, che è molto più potente in termini di stimolazione della protosintesi, perché di nuovo hanno un rapporto stechiometrico vincente, quindi ne bastano pochi per poter diminuire drasticamente le nostre proteine. Quindi il mio consiglio in tutto qual è? Se di default 2,5 grammi per chilo di peso corporeo di proteine è un ottimo range in cui stare per avere un po' il buon stimolazione ipertrofica e portarci a casa i nostri risultati. Nel caso in cui abbiamo problemi gastrointestinali, problemi di natura articolare, che ragazzi, più che aggiungere integratori, andate prima alla causa, alla fonte, quindi diminuire l'intake proteico è un'ottima soluzione. Quando però in generale ci alleniamo in un certo modo, perché lo dico sempre, queste finezze sono solo subordinate al portare avanti un certo protocollo di allenamento, un certo protocollo di lavoro nel bodybuilding, quindi prenderlo con un certo impegno. Allora, se diamo questi input importanti al corpo, quindi ci sottomettiamo a uno stress molto importante, se abbiamo quindi necessità di un alto intake energetico, allora andare a togliere un tot di proteine, quindi stare in un range che può andare da 1,5 a 2 grammi per chilo di peso corporeo di proteine, quindi notevolmente meno, per il nostro soggetto di 80 kg sono 150-160 grammi di proteine al giorno, e andare a sostituire e inserire degli amminoacidi nel corso della nostra giornata, ma di nuovo non amminoacidi qualunque, ma amminoacidi che abbiano un ottimo rapporto stichiometrico, altrimenti stiamo da capo a 12, è una soluzione in assoluto vincente. E non a caso è una delle cose che noi personalmente utilizziamo, ma anche molti tecnici utilizzano sotto gara,
Nelle ultime settimane di gara, soprattutto per le ragazze, si tende a diminuire l'apporto proteico e a sostituirlo di nuovo, non in percentuale 1-1, con dei piccoli intake di amminoacidi nel corso della giornata. Addirittura molte ragazze le abbiamo portate sul palco, nell'ultima settimana non assumevano assolutamente proteine ma soltanto amminoacidi, di nuovo con un rapporto stoichiometrico perfetto. Ci tengo sempre a dirlo perché non basta che prendete essenziali qualsiasi, altrimenti questo gioco non funziona. Carboidrati e grassi, questo ci ha permesso di salire anche un filo sui carboidrati e sui grassi, avere un aspetto più pieno, più tonico della ragazza, ma soprattutto avere un effetto di pelle molto più pulita, essere completamente piatta a livello gastrointestinale, e per chi sale sul palco sa quanto è importante un controllo della midsection, quindi sentirsi totalmente vuoti a livello di midsection, a livello di stomaco, di intestino, e avere quindi una top condition veramente degna di questo nome. Da questo punto di vista, perché non applicarlo anche a 360 gradi in periodi di bulk? È sicuramente una chiave di lettura molto interessante. Però, di nuovo, farò un video poi specifico su questo discorso degli amminoacidi essenziali e sul rapporto stoichiometrico. Questo è tutto, ragazzi. Qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. E come al solito, ci vediamo al prossimo video in cui parleremo di carboidrati.